Ciao Melnon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Abbiamo visto nei primi video com'è la magia e alcuni materiali. In caso in cui tu non li avessi visti, ti rimando il link qua. Ma quindi oggi vediamo come puoi iniziare effettivamente a fare i tuoi primi incantesimi. Ma prima ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo come oggi. La primissima cosa che tu devi fare, per forza di cose, è capire che tipo di incantesimo vuoi realizzare. Quindi se fare un incantesimo d'amore, un incantesimo di successo, un incantesimo di protezione e via discorrendo. Una volta capito il tipo di incantesimo che vuoi realizzare, procurati un pezzo di carta colorata o anche bianca, che puoi andare a colorare tu in base all'intento che vuoi raggiungere. Poi nello specifico andremo a parlare dei tipi di incantesimi specifici, quindi potresti anche utilizzare bellamente un pezzo di carta bianco e va bene comunque. Oppure, per esempio, se è d'amore, ovviamente utilizza un foglio rosa o colorarlo di rosa, o se è per il successo colorarlo di giallo, giusto per darti alcune opzioni. Utilizza il colore che per te rappresenta quell'intento lì. Se per te l'amore è rappresentato dal colore arancione o viola, ti suggerisco di utilizzare quel colore lì per colorare il foglio o per scrivere l'incantesimo. O se per te il successo è di colore giallo o oro o verde, utilizza quei colori lì. Successivamente scrivi l'incantesimo, se vuoi, in rima, come per esempio porta a me il mio partner perfetto da donargli tutto il mio affetto, oppure semplicemente puoi scrivere un'affermazione che sia al positivo e al presente. E la stessa cosa, ricordati di farlo anche per quando scrivi la poesia in rima o anche una poesia semplice. Ricordati di non utilizzare mai il non, come appena detto. Quindi, piuttosto, se vuoi abbandonare qualcosa, lasciarti alle spalle qualcosa, di voglio lasciare alle spalle questo mio difetto, e di utilizzare sempre il tempo presente. Come hai visto prima nell'esempio in rima, ho utilizzato il porta a me il mio partner perfetto, così da donargli tutto il mio affetto. Ho utilizzato il verbo al presente in questo momento, quindi non ho utilizzato con questo incantesimo mi porterai il mio partner perfetto così gli donerò tutto il mio affetto, ma ho utilizzato il tempo presente. Quindi non utilizzare il non e utilizzo sempre il tempo presente. Dato che ovviamente siamo alla base degli incantesimi, quindi non ti sto a chiedere di comprare il mondo per fare gli incantesimi, e quindi ci concentriamo principalmente sulla tua energia. Cerca di ampliare il potere dell'incantesimo andando alla ricerca di simboli che puoi introdurre nell'incantesimo che hai appena scritto, nel pezzo di carta che hai appena scritto, così da dargli molta più efficacia. Per esempio, potresti utilizzare delle rune, tipo Jebo, puoi utilizzarla per incantesimi di relazioni sentimentali, o per esempio su Willow puoi utilizzarla per il successo. Oppure puoi utilizzare dei simboli che per te rappresentino quello scopo che ti sei prefissato. Per esempio, se stai facendo un incantesimo d'amore, puoi disegnare dei cuoricini, ritagliare dei cuoricini, o scrivere l'incantesimo e la rima o l'affermazione all'interno di un foglio a forma di cuore, o scrivere per incantesimi di successo l'incantesimo e la poesia in un foglio ritagliato a forma di trifoglio, una roba di questo tipo. Lasciati guidare dalla creatività, perché più te stesso metti nell'incantesimo e più efficacia avrà, e soprattutto ti sentirai molto più a tuo agio e riuscirai a credere molto di più in quello che stai facendo e nel risultato che
poi otterrai dall'incantesimo. Successivamente ripeti molte volte ad alta voce, mi raccomando non urlare, non farti sentire da tutto il vicinato, ma basta soltanto parlando o anche semplicemente sussurrando l'incantesimo che hai scritto o l'affermazione che hai scritto, e farlo fin quando non ti senti pronto. Se hai invocato la dea, il dio, qualsiasi divinità tu abbia invocato, parla direttamente con loro, ovviamente con rispetto. Quando fai questa fase di ripetere ad alta voce, fumiga il pezzo di carta con incenso di cannella o la stecca di cannella. Ti sconsiglio di utilizzare questo tipo di incenso se stai facendo un incantesimo riguardo alla salute, ma ti invito a utilizzare della salvia, incenso di salvia, che è più indicata a questo scopo perché è purificante e guaritrice la salvia. E adesso vediamo quando fare questi incantesimi. All'inizio ti invito a prendere di riferimento e a valutare le fasi lunari, quindi la luna calante, se vuoi eliminare dalla tua vita qualcosa, qualche atteggiamento o roba di questo tipo. La luna crescente, se vuoi far crescere qualcosa, far germogliare qualcosa. La luna nuova per i nuovi inizi e i nuovi progetti. E già così dai molta più energia all'incantesimo, con solo l'energia della luna e con i simboli che hai cercato da integrare con l'incantesimo. Insomma, alla tua energia stai creando il tuo primo incantesimo. Ovviamente prepara l'incantesimo e tutto quanto qualche giorno prima, così puoi controllare bene tranquillamente quando ci sono le varie fasi lunari più adatte per l'incantesimo che vuoi fare. E a riguardo ti suggerisco l'applicazione da Folluna, che è molto precisa, è molto dettagliata e la puoi trovare sia su Apple che su Android. E così, se decidi di fare un incantesimo in rima o comunque qualcosa di un po' più elaborato rispetto alla semplice affermazione, hai molto più tempo da dedicarci e soprattutto non ti sconcentri dal tutto il procedimento, non ti sconcentri dall'obiettivo che vuoi raggiungere. Sì, ok, tu stai impiegando tutta la tua energia per creare la poesia, però comunque ti stai distraendo, perché metti caso che vuoi farla in rima, devi cercare la rima giusta, qualcosa che suoni bene o robe di questo tipo, quindi ti sconcentri dal tutto l'insieme. Quindi ti consiglio di farlo un po' prima. Ovviamente se è soltanto l'affermazione, puoi anche semplicemente preparartela giusto qualche ora prima, voglio quello lì, e non è che ti distrae più di tanto. Quindi, dopo aver meditato e preso tutto l'occorrente, così da non distrarti e quant'altro, fare il cerchio sì o no? Per fare il cerchio si punta la propria mano dominante, che è quella che emana energia, e si gira in senso orario. Però se non lo senti dentro di te, se tu fare questa azione non ti fa sentire protetto, o comunque non senti che c'è qualcosa di che ti protegge, non farlo, è inutile. Io l'avevo fatto al mio primo incantesimo e non riuscivo a sentirlo, anche perché comunque ci vuole molta esperienza, soprattutto con la visualizzazione, e agli inizi è un po', diciamo, inutile. Quindi, a mio avviso, ti suggerisco di fare delle varianti. Puoi semplicemente invocare un dio, la dea, il tuo dio, qualsiasi divinità, per chiedere assistenza e chiedere protezione, se questo ti fa sentire protetto e al sicuro da qualsiasi altra cosa. Oppure semplicemente puoi creare un cerchio di candele, un cerchio di sale grosso, insomma fai qualsiasi cosa che per te dà un senso di sicurezza. Magari puoi anche mettere delle pietre che per te danno un senso di sicurezza, magari se sei appassionato di cristalli, vedi se c'è qualche cristallo indirizzato per la protezione e puoi fare un cerchio di cristalli. Ovviamente non ti dico di fare proprio tutto il perimetro, bastano soltanto 4 cristalli o 4 pietre o 4 candele, o mettere il sale grosso nei 4 punti cardinali, e così il gioco è fatto.
se questo può farti sentire al sicuro e protetto. Ovviamente fallo in senso orario per poi toglierlo e aprirlo in senso antiorario. Successivamente, dopo aver creato il cerchio ed essere protetto, se credi in qualcosa, invoca quel qualcosa in cui tu credi. Quindi se credi in Dio, invoca il Dio, chiedi sua assistenza, ovviamente con rispetto. Se sei pagano, valuta tu quale divinità è più opportuno invocare, quindi piuttosto puoi invocare il Dio Thor se per caso vuoi avere più forza e coraggio, o Freya se vuoi un amore nuovo. Chiedi assistenza a qualsiasi divinità adatta al tuo scopo per poi incimentarti nel scrivere l'incantesimo e fare tutto il procedimento che abbiamo visto prima. Ti suggerisco anche di prendere il pezzettino di carta e di stringerlo forte nelle tue mani e focalizzarti sull'obiettivo già realizzato. Quindi per esempio, se tu vuoi avere un nuovo lavoro, focalizzati già con il tuo lavoro che vuoi ottenere e sei già nel nuovo ufficio. Il pezzettino di carta puoi decidere se portarlo con te nel portafoglio, se vuoi attirare soldi o prosperità o successo, o puoi decidere di lasciarlo in un punto della tua camera da letto per i nuovi amori. Oppure puoi decidere di bruciarlo, e in questo caso farlo all'interno del cerchio, e successivamente, quando hai terminato tutto, ringrazia gli dèi se li hai invocati, ringraziali con rispetto e ringraziali per l'aiuto che ti hanno dato, e successivamente apri il cerchio in senso antiorario, come ti avevo spiegato prima, o se hai chiesto l'assistenza agli dèi per protezione, ovviamente congedali e ringraziali per l'assistenza. Ovviamente utilizzare qualche materiale in più conferisce molta più potenza all'incantesimo, però non è mica detto, perché comunque io mi sono sempre trovata meglio con incantesimi semplici e sono riuscita a constatare molto più la realizzazione di questi incantesimi semplici piuttosto che quelli molto più complessi. Quindi non è mica detto, io faccio tuttora semplicemente incantesimi molto più semplici. L'unica cosa che aggiungo di diverso rispetto a questo tutorial che ti ho lasciato è semplicemente l'olio essenziale, una goccia di olio essenziale. Però di fatto utilizzo sempre solo materiali che ho già in casa e che non mi costano nulla di più. Quindi non aver paura che magari non utilizzando tanti materiali non ti si palesa il risultato, anzi potrebbe essere tutt'altro. Soprattutto all'inizio magari cozzano certi materiali, l'energia di certi materiali possono cozzare, quindi possono fare un po' di attrito per la realizzazione del tuo intento. Quindi rimanendo sul semplice è molto più facile che la realizzazione ti si palesi molto più chiaramente e senza problemi. Mi raccomando, agli intenti fa cose positive e soprattutto che riguardano te, senza intralciare il libero arbitrio delle altre persone, perché poi ti si possono ritorcere contro. Quindi piuttosto concentrati su di te per rendere la tua vita come l'hai sempre desiderata e per renderti felice. Inizia da lì. Quindi questo era tutto ciò che c'era da sapere nella lezioncina di oggi. Spero di essere stata chiara. Se non ti è chiaro qualcosa, o sei in confusione, o hai dei dubbi, non farti problemi a lasciare un commento sotto, a scrivermi sotto, perché io sono davvero molto grata e felice di aiutarti, perché sapere di essere d'aiuto a qualcuno mi rende molto felice. Quindi non farti problemi, non essere timido. Inoltre ti ringrazio di cuore di sostenere il mio canale iscrivendoti o lasciando like o condividendo il video o con un commento. Ti ringrazio davvero tanto di cuore e ringrazio davvero tanto di cuore tutti gli iscritti al canale. Vi abbraccio forte forte forte. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui. Se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Il secondo tutorial arriva la settimana, non quella prossima ma l'altra ancora, e io ti auguro una magica ed alfica giornata. Ciao Mello e buono studio.